Fra qualche mese ci saranno i 150 anni di Unità d'Italia. Monte di Procida, in quale contesto è situato? Allora, premetto che io parlo a titolo personale, queste sono domande che poi andranno rivolte al signor sindaco, dottor Francesco Paolo Iannuzzi, perché credo che abbia intenzione di fare anche una questione più approfondita del problema. Allora, Monte di Procida, nei 150 anni dell'Unità d'Italia, possiamo definirlo come un comune che nasce da parte di un uomo del Risorgimento, seppure dalla parte dei vinti, e cioè il cavalier Ludovico Guante, l'ufficiale d'artiglieria dell'esercito di Francesco II di Borbone, che combatté col suo re fino a Gaeta, fino all'epilogo tragico di quell'esperienza. Più luci o più ombre in questo secolo e mezzo? Più luci o più ombre, diciamo che la questione è posta in maniera corretta. Soltanto adesso si comincia ad approfondire quello che fu il discorso sull'unità d'Italia successiva alla proclamazione del regno. È corretto parlare della necessità di una rivisitazione storica del periodo? Dicono gli anglosassoni che la maturità è tutto, quindi noi riteniamo che il popolo italiano, e quindi in particolare il popolo montese, siano abbastanza maturi per una rivisitazione precisa degli eventi, come si sono svolti, i precedenti. Per esempio, noi non sappiamo assolutamente quante armate furono mandate per sterminare le popolazioni meridionali. Sono dati che ancora l'archivio storico del Ministero della Difesa non dà. Orientativamente sappiamo che furono inviate truppe per 120.000 uomini per sterminare decine e decine di migliaia di persone. Però sono dati ancora top secret, chissà poi perché. Dopo 150 anni sarebbe ora che gli archivi si aprissero. Quindi è giusto dire che è necessaria una rivisitazione storica, democratica, non affidata naturalmente a storici di parte o quant'altro.